purtroppo in questa spedizione mi ritrovo un'altra volta da solo e questo sicuramente non aiuta. Non aiuta perché lo stile che io avevo deciso di affrontare era quello di uno stile a tre persone, dove il primo poteva permettersi di scalare sulle difficoltà tecniche senza zaino sulle spalle, e gli altri due potevano così caricarsi il materiale più pesante e salire magari sulla corda che in quel momento veniva fissata e poi rimossa sulla parete. E poi non da ultimo, quest'anno c'è anche Roberto Delle Monache, mio carissimo amico con cui ho aperto una via straordinaria sui Bhagirathi in India, che aveva deciso di salire con me almeno fino alla fine dello sperone. Purtroppo per lui ci sono stati dei problemi fisici che gli hanno impedito di continuare questo sogno. Un mese prima della partenza ho scoperto di avere un'ernia al disco e una vertebra spostata, però la voglia di venire qui con Daniele, la voglia di partecipare a questa spedizione è stata più forte, quindi ho deciso comunque di partire. Abbiamo lavorato sulla montagna, ho aiutato Daniele a piazzare campo 1, campo 2, però alla fine questa cosa, diciamo che era, se vogliamo, era annunciata, sapevo che poteva succedere, che la schiena mi presentava il conto. In una spedizione cambiano tante cose, mi ritrovo un'altra volta da solo a dovermi confrontare con questo gigante, con questa via ritenuta da molti impossibile e sicuramente tecnicamente molto difficile da fare in inverno, in stile alpino, e poi su una montagna dal nome Nanga Parbat. So che per scalare lo sperone c'è bisogno di più persone, una persona da sola fa, non che sia impossibile, però è veramente molto difficile e molto pericoloso.